guardiano. Tu sei uno spirito? Sì, puoi chiamarmi così. Dove sono? Sei rimasto dove eri prima. Se invece mi chiedi che cosa stai vedendo, sappi che questo è il Nexus. Qui vengono calcolate le probabilità in modo che venga scelta la via giusta. Quale via? La tua. Lo so, sono molto bello, ma la prego, ora cerchiamo di non pensarci. Di progressi da quando ti ho trovata quel giorno vicino al lago. Ma terrai a bada le tue emozioni il tempo necessario per batterti con me. Quale inaspettata sorpresa! Buonasera a tutti. Oggi abbiamo il privilegio di avere come ospite uno dei doppiatori più importanti del panorama italiano. Un vero e proprio figlio d'arte per via di suo padre, Glauco, e suo nonno, Giovanni, entrambi attori. Ha prestato la voce a tantissimi personaggi cinematografici, ma per noi è soprattutto la voce del protagonista di Assassin's Creed 3, Connor Kenway. Ecco a voi Riccardo Nisim Onorato. Ladies and gentlemen... ho prestato la voce ma ancora non mi hanno mai ridata, io non so capisco perché. Cioè io presto, niente, non mi danno niente, pazienza. Avrei dovuto dire ha regalato la voce. Eh dai, sì, siamo generosi. Sì, come andiamo? Tutto bene? Bene, dai. Tutto bene, dai. Vi vedo, belli, diciamo, belle facce, colorate. Stiamo attivi. Sempre. Allora. Vabbè, allora io andrei per iniziare. Andremo per iniziare. Andremo per iniziare con la prima domanda di rito. Allora, sì? No, niente, ho detto nulla. Ah, ok. Non so se la so la risposta, però ci provo. Passa ancora, parola. Ancora dobbiamo essere telepatici. Comunque, allora, la prima domanda è: perché hai deciso di diventare doppiatore? Come hai iniziato la tua carriera e le tue prime esperienze di questo ambito? Senti, queste sono tre, ne è una. Tre domande, non variamo. Vabbè, dai. Perché... la prima... Come ho deciso di diventare doppiatore? Perché? Perché ho deciso di fare il doppiatore? Allora, non è che ho deciso. Io quando ero bambino piccolo, siccome mio papà, mio nonno, mia nonna erano attori, anche doppiatori, mio papà era un doppiatore, e quindi è normale per i figli dei doppiatori andare in sala di doppiaggio, magari...
quando sono piccolini e assistere ai turni di doppiaggio e vedere un pochino come funziona. E ricordo che ero piccolino, avevo circa 6 o 7 anni e ho iniziato a quell'età lì, dicendo le prime cosine che possono dire dei bambini, tipo ciao mamma, che non so cazzo avrò detto, che non me lo ricordo sinceramente. E poi vabbè, ho fatto altre cose, ho giocato, sono andato a scuola a poco, pochissimo, e a 15 anni ho deciso di mollare tutto e partire in tournée col teatro. Quindi ho cominciato a studiare sul palcoscenico col Teatro Stabile di Torino, quindi una grossa compagnia, e sono partito e lì non mi sono più fermato. Ho cominciato sempre a fare spettacoli teatrali, quindi tournée invernale, tournée estiva. Quando stavo a Roma, perché io sono di Roma, ho vissuto a Roma fino a 14 anni fa, adesso sto a Bergamo, e quindi facevo teatro, poi da Roma facevo il doppiaggio e poi ho iniziato a fare televisione, fiction e cavoli vari, insomma un po' tutto. Ho cercato di alternare un po' tutte le cose, sennò poi, cioè, se stai sempre dentro una sala di doppiaggio dopo un po' te spari, no? Quindi bisogna alternare un po', salire su un palcoscenico, poi ti butti giù, eccetera. Non mi ricordo più le altre domande quali erano, perché... più o meno lei ci ha risposto comunque, perché ho fatto un mix. Sì, no, ma era quello che volevamo, come è iniziato la tua carriera e le prime esperienze in questo ambito, quindi no. Sì, ce l'hai detto direttamente, quindi ragazzi, ho studiato. Yeah. Quindi passerei la palla ad Ignazio. A Ignazio. No, il microfono. Ignazio. Sono cretino, scusate. L'ABC, bro, l'ABC. Pensavo di aver cliccato, ho sbagliato, va bene. Non succede. Comunque, allora, c'è una domanda, anche questa è un po' di rito che facciamo praticamente a tutti, che magari riguarda il, tra molte virgolette, di fare doppiatore. Nel senso, tu come tutti sarai appassionato di film, serie TV, anche videogiochi. Quando ti capita di doppiare qualcosa che a te piace, che vorresti vedere, ti dà fastidio spoilerarti delle cose? Se effettivamente è possibile spoilerarsi delle cose durante il lavoro? Allora, guarda, mi è successo raramente di vedere le cose che ho doppiato, proprio raramente. E durante, mi ricordo un periodo in cui stavo vedendo Il Trono di Spade e mi aveva preso molto quella serie, mi ricordo che ero tipo alla seconda, alla terza stagione, mi chiama il direttore di doppiaggio per propormi un personaggio e alla fine all'inizio ho detto no, non posso venire a doppiare perché, cioè, poi dopo mi scopro tutto, mi spoilero da solo. Poi alla fine sono andato, però per fortuna il personaggio era piccolino e leggevo solo le mie battute, cercando di non leggere le altre, cose che non si deve mai fare al doppiaggio, perché tu devi parlare a qualcun altro che ti risponde, devi leggere anche le risposte, visto che sei da solo in sala. Ma ho cercato di non farlo, quindi leggevo soltanto le mie, punto, poi chiudevo gli occhi, giravo pagina, coprivo, non leggevo tutte le varie cose. E poi il mio personaggio interagiva con la regina dei draghi, quindi era un personaggio abbastanza... in quelle puntate lì è abbastanza importante, perché se la... Isdar Zolorak si chiamava. Come si chiamava? Isdar Zolorak. Eh sì, come dire Mario Rossi, cioè proprio un nome... Cazzo fai a ricordare? Cioè vabbè, mo stai lì, digiti, fai, è facile. Ma io come faccio a ricordarmi il nome? Io lo so a memoria perché sono un fan. Tutto. Davvero? Sì. Grandissimo, mamma mia. Beh, oh, allora... codice fiscale. Sì, veramente, sembra esatto. Comunque era quello che si ingroppa, che aveva una relazione con Daenerys. Vabbè, esatto. Tanto nel Trono di Spade fare quella roba è come respirare. Niente, esattamente, morire, bravo. Ok, passo la parola a Bonnie. E Clyde. Molto bene. Esatto. Allora, Riccardo. Sì, diciamo che, sono io. Anche di Sim. Aspetta, ripeti. Diciamo che vagando un po' web abbiamo avuto modo di confrontarci con una interessante critica al mondo del doppiaggio, interessante atto tra virgolette, perché secondo alcuni, per quanto un doppiatore possa essere, diciamo, talentoso,
spesso, spesso e volentieri non aggiunge mai niente al personaggio che doppia. Di conseguenza si riduce tutto ad una mera interpretazione del doppiatore e tutto quanto regredisce dallo stato di arte al lavoro meccanico. Cosa ne pensi tu al riguardo di questa critica, anche alla luce della tua carriera molto prolifica? No, ma è vera sta roba, nel senso che comunque tu non aggiungi nulla se non qualcosa di tuo, no? Ma se vuoi godere appieno di un'opera, in originale la devi guardare, non ci piove quello. Noi cerchiamo, in quanto doppiatori, dovremmo cercare di rovinare il meno possibile l'opera, cercando di adattarci il più possibile a qualcosa che è stato già fatto. Quindi bisogna approcciarsi con estremo rispetto, con estrema umiltà, perché tu hai davanti qualcuno che ha fatto qualcosa di, si spera, di grande, perché a volte ti può capitare anche qualche pezzo di legno che non sa recitare, a quel punto magari anzi gli dai pure una mano volendo. Però in linea di massima, quando vai a doppiare degli attori bravi, loro il lavoro già l'hanno fatto, quindi devi cercare di rovinarlo il meno possibile. Io sono contento perché comunque poi mi è capitato di conoscere e incontrare alcuni attori che ho doppiato e si sono anche complimentati con me. Ora non so se lo facessero per circostanza, però comunque insomma non è che avevano nulla da guadagnare a fare sta roba. Quindi mi avrebbero potuto benissimo dire: ah, sei tu la mia voce, sti cazzi. Invece no, sono stati carini tutti quanti. Bello, insomma, è stata una bella, ho avuto dei bei feedback da parte loro. Però questo quanto, cioè sì, è vero, io riconosco e posso capire questa critica. L'importante è che si rimanga nella critica costruttiva, nel senso che poi a volte ti capitano delle... vai a leggere su certi forum di doppiaggio alcuni che scrivono: ah, che merda quella voce di quel doppiatore, ah, ma che schifo. Quello magari no, perché poi vai sul personale, no? Puoi dire benissimo: a me non è piaciuto il doppiaggio, secondo me quella voce non è adatta, eccetera, eccetera. Puoi trovare il modo, perché spesso e volentieri ci dimentichiamo che dietro quella voce c'è una persona che lavora e che fa questo per lavoro, per mantenere se stesso, la sua famiglia, i suoi figli, eccetera, eccetera. Un lavoro che richiede un'altissima preparazione. Quindi a volte si può criticare, anzi si deve criticare, ma in un modo magari costruttivo e non volgare. Come succede il più delle volte, perché poi in base a quale esperienza uno critica queste cose del doppiaggio è una merda, ma vabbè, sono pareri, dai, che vuoi fare? Sono pareri, ripeto, vanno rispettati, però quando si va un po' sul violento, sulle critiche quelle un po' pesanti... No, a me mi fanno girare, cioè, a un certo punto intervengo, magari rispondo pure male. No, male no, perché ho sempre il rispetto di tutti e soprattutto il rispetto del pensiero altrui. Però, insomma, se mi offendi, t'offendo, occhio per occhio. Va bene. Colgo un attimo, io la palla al balzo, dato che hai parlato del fatto che hai incontrato alcuni degli attori che hai doppiato. C'è anche Jude Law tra questi? Ebbene sì, c'è anche Jude. Allora anticipo la mia domanda, che era appunto come, magari cosa avete parlato, che rapporto hai anche sia con i suoi personaggi che appunto con l'attore. Vabbè, calcola che lui lo doppio da 21 anni. Appunto. E quindi meglio di me stesso, perché io non mi guardo così tanto allo specchio come magari ho guardato lui in uno schermo. e soprattutto per così tante volte, ripetutamente, per tante scene. Quindi lo conosco molto molto bene. E l'ho conosciuto a casa di un mio amico di Roma, Ignazio Oliva, un attore bravissimo, e che mi ha fatto questo regalo, ha organizzato questa cena. Lui stava girando con Jude Law The Young Pope, The New Pope a Roma con Sorrentino, e ha organizzato a casa sua. Io sono andato a casa di Ignazio, quindi in una casa, non una roba, sai, una premiere, una cosa così, no, proprio a casa di un amico. Eravamo in 4, 5, c'era anche Giorgia Lepore, una grandissima collega, attrice, regista straordinaria,
E niente, abbiamo cucinato, abbiamo fatto, lei ha fatto il ragù, io ho portato il tiramisù, il vino, le cose, cioè, è stata una cena tra amici di vecchia data, ed era pazzesco vedere come davanti a me ci fosse Jude Law, e dopo breve, dopo pochi minuti, forse l'alcol, non lo so, qualcosa, sembravamo vecchi amici, è stata bellissima questa cosa, fantastica, lui carino, persona molto molto carina, generosa, umile, e per niente montata, non se la tirava per nulla, e abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di film, di teatro, abbiamo parlato di guerra, della resistenza, dei partigiani, di Pertini, abbiamo parlato delle isole, lui sa tutto, sa tantissime cose, una persona che ama di cultura, ama studiare, ama leggere, conosceva appunto il carcere di Ventotene dove è stato rinchiuso Sandro Pertini, una roba incredibile, quindi è stata una serata indimenticabile a mio avviso, proprio, no a mio avviso, anche avviso di chi era presente, perché poi ogni tanto ne riparliamo, quindi lui è stato il top per me conoscerlo. Bellissimo. Wow. Sì. Perfetto. Va bene, adesso bella. Lascio la parola che... a chi mi dia a me. Mi dispiace cambiare questo discorso perché è una cosa molto bella. Allora, nell'ultimo periodo è uscita una notizia riguardo una tecnologia che sarebbe in grado di tradurre in ogni lingua la voce degli ho risposto? Quindi, no, vai andando di fatto a sostituire i doppiatori. Quindi, cosa ne pensi a riguardo e credi che in futuro possa ripercuotere sul mestiere? Come no? Sì, certo. Ehi Siri, come stai? Molto bene, grazie. Tu vuoi che gli attori parlino tutti quanti così? Ok, sì, d'accordo, va bene. Il film te lo vai a vedere tu, io col cavolo che lo vado a vedere. No, a parte gli scherzi. No, ne stiamo parlando, ne stiamo discutendo, perché comunque è una realtà che si è presentata in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi. Purtroppo, vedi la situazione attuale, sono uscite fuori tante situazioni un po' particolari, tipo il lavoro da remoto, cosa che sto lavoro, parlo del doppiaggio, non si può fare da remoto, devi stare in sala, ci deve essere un direttore di doppiaggio, ci deve essere un assistente, ci devono essere delle situazioni, un fonico, un tecnico del suono, non lo puoi fare tu, nonostante personalmente io abbia anche delle attrezzature, abbia anche uno spazio dove posso registrare e fare cose, il doppiaggio non ce la fai, non lo puoi fare, per fortuna. Figurati, sostituire la voce di un attore con una macchina. Non è fattibile questa cosa. Io sono convinto che questa roba potrà essere forse utilizzata per dei video promo istituzionali, a livello industriale, a livello non lo so, boh, ma non potranno mai sostituire l'attore. E per attore intendo dire il doppiatore, perché tutti gli attori, tutti i doppiatori sono attori anche, e in un doppiaggio di una serie, di un film, di un cartone animato, di un videogioco, cioè non è possibile. Ma come? Adesso nei videogiochi siamo arrivati a un livello molto molto alto, e che facciamo? Torniamo indietro? Torniamo a quei doppiaggi in cui il personaggino del videogioco apriva la bocca e poi dopo un po' sentivi la voce? Ehi, ciao, come stai? Molto bene, grazie. Cioè, non puoi fare così, e questo farebbero le macchine, cioè torneremo indietro di 20 anni fa, come minimo. No, non sono convinto che questa cosa possa prendere mai piede. Capra. Come, scusa? Ne parlammo con Capra ed eravamo tutti scettici su questo software, proprio per il fatto che comunque, oltre al fatto che si va a perdere un po' l'anima, perché appunto si ha... Cioè, io suppongo che sia una voce robotica, sarà una voce robotica, se sarà. Ma comunque, voglio dire, lì c'è anche un lavoro di traduzione, o meglio, di adattamento. Certo, cioè, il lavoro dell'adattatore è un lavoro fondamentale. L'adattatore dialoghista è un ruolo fondamentale nel doppiaggio, come nel doppiaggio dei film, delle serie, dei videogiochi, dei cartoni, di ogni cosa.
e ci vuole una persona, non puoi delegare questo a una macchina, se no fai il Google Translator, fai come, no? Metti il testo su Google, lo traduci, sì, più o meno riesci a capire il senso, ma ci rendiamo conto quando leggiamo una traduzione fatta con Google o qualsiasi altro traduttore che non è fatta da una persona, ma è fatta da una macchina. Sono degli algoritmi che comunque vanno a tradurre solo alcune cose, cioè non è fattibile. L'adattatore deve saper ricreare una situazione nel dialogo cercando di rispettare le labiali, cercando di rispettare tutto un discorso tecnico e artistico, cosa che una macchina non può fare assolutamente. Non ti temo, macchina. Che era un aereo? Erano le macchine che si stavano ribellando. Scusa, sì, eccola. Arriviamo a Transformer. Arriviamo, lo sapevo io. Dica. Secondo me sarà fuffa, secondo me non funziona. Ma pure secondo me. E se dovesse funzionare, si parla di tanti, tanti, tanti anni avanti o no. Cioè, io ve la vedo così. No, non esiste. Non esiste. Come mettere, no, come si chiamano quelli? Non gli algoritmi, quegli affarini tipo su Guerre Stellari si vedono sempre, no? Che riproducono l'immagine che però non c'è. Gli ologrammi. Esatto. Quindi faremo gli ologrammi anche in teatro. Ci saranno gli ologrammi, non ci saranno più gli attori. Oh, tutto può essere. Vabbè, i giapponesi ad esempio. Dimmi. Sì. No, ad esempio i giapponesi nel sottobosco dei concerti delle idol, di cose qua, fanno già con i gruppi tipo Vocaloid. Già nel 2011 c'erano concerti con ologrammi. Vabbè, sì, però, lì stiamo nel campo della sperimentazione, ci può anche stare, può essere divertente. Sì. Tu sai che vai a vedere un concerto di ologrammi, sì. Per carità, vai e va benissimo, no? Come appunto ho appena citato in Cyberpunk, quando vai nella stanzetta rinchiusa insieme con, come si chiama, con Rogue, mi pare, in cui c'è un ologramma di una che fa la lap dance, e io sfido qualunque giocatore a non stare lì 2 ore e mezza a guardare il culo di quella, perché è una roba spettacolare, però poi a un certo punto ti rendi conto che è un ologramma, anzi non solo un ologramma, ma è proprio un videogioco, e questa cosa ti fa riprendere, dice vabbè sì, aspetta che sto a guardare il culo di un videogioco, sa, non va bene questa cosa, capisci? Sì, certo. Va bene, allora, in realtà una domanda collegata a quella fatta da Alessio. Porca miseria, vi dovete mettere d'accordo. La questione, in realtà, guarda, lo dico sempre, c'è sempre uno schema, ma puntualmente va sempre a farsi bene questo schema, ma a noi piace benissimo. Tantissimo così. No, vabbè, era correlato al discorso del... voglio dire, del doppiaggio e dell'attore reale. Della prova attoriale versus doppiaggio. In pratica, secondo alcuni, un film o una serie TV è più apprezzabile in lingua originale piuttosto che doppiato. Anche un attore famoso come Vincent Cassel promuove l'idea che il doppiaggio, per cui il doppiaggio da diminuire il valore stesso del prodotto originale. Noi ovviamente andiamo sempre contro chi invece sta lì a criticare il doppiaggio e a dire guardatelo in inglese, non guardarlo in italiano. Quindi volevamo sapere la tua opinione in merito, anche in virtù delle parole di Cassel, insomma. No, ma tutto il mio rispetto, perché è esattamente così, è tutto vero, ci mancherebbe. Cioè, non fa una grinza, non ci piove, ma... sarebbe bello poter conoscere, non so, personalmente il russo e leggermi Dostoevskij nella sua lingua madre, ma non lo posso fare perché non conosco il russo. Quindi che faccio? Non mi leggo un libro di Dostoevskij anche se mi piace? No, me lo leggo, tradotto. Stessa cosa è col doppiaggio, è un compromesso, lo sappiamo. L'importante è avere chiara questa cosa, è un compromesso. Il doppiaggio ci aiuta, ci facilita a visualizzare determinate opere che magari altrimenti potremmo faticare un pochino, perché c'è vero il discorso del sottotitolo, ma il sottotitolo ti fa perdere tantissimo lo stesso, ti fa sentire il suono, per carità, la voce, ma ti fa perdere la fotografia, l'immagine. Ora, cosa è più importante, la fotografia o il dialogo? Non lo so questo, forse entrambe, anzi sicuramente entrambe. Quindi mio avviso è che se tu hai la possibilità di vedere il film in originale o la serie in originale
perché conosci bene la lingua, perfetto, ben venga, tanto di cappello. Ma tanti cartoni giapponesi in lingua giapponese, chi riesce a goderne appieno, no? Col sottotitolo, ma ripeto, il sottotitolo non ti aiuta. Per quanto riguarda i videogiochi, secondo me è diverso, nel senso che io ho sentito le voci dei videogiochi in originale, perché doppiandone qualcuno li ho sentiti, e a parte qualche attore che appunto lo senti che è bravo in originale, alcune voci sono insomma mica tanto brave, cioè sono un po' imbarazzanti. Noi abbiamo un parco voci incredibile qui in Italia, abbiamo delle voci, ma infatti sì, vai. No, continua. No, niente. Vengono in mente le voci, ah, no, dei videogiochi più famosi, tipo Moneta, tipo, quando li senti, cioè subito ti fanno venire, no, la pelle d'oca, no, su quel videogioco, cioè ci credi, stai lì, poi magari senti la voce originale e dici, madonna mia, che cane, ma chi è questo? Cioè, capisci? Non so, come se ci fossero, non lo so, magari all'estero, forse delle voci di serie B che vengono utilizzate per i videogiochi, mentre invece noi abbiamo tutte voci di serie A che vengono utilizzate anche nei videogiochi. C'è un po' di differenza. Non so se mi sono spiegato. Sì, allora, sì, assolutamente. Con Alessandro Capra l'altro giorno parlammo anche di un'altra questione, cioè non riguarda solo i videogiochi, in realtà anche le prove attoriali. Molte volte il doppiaggio tende a migliorare la prova attoriale, insomma, dell'attore originale. Feci l'esempio di Sylvester Stallone, che per carità non è di mia competenza criticare l'attore, no? Perché io non sono nel... però tipo ho sentito molti dire che Ferruccio Amendola ha reso Sylvester Stallone, insomma, poi non ne ho visti molti di film in lingua originale con Sylvester Stallone. Beh, guarda, lì non so, sono discorsi un po' delicati questi. Ripeto, se un regista in America o ovunque nel mondo ha scelto quell'attore lì, è perché avrà avuto i suoi motivi. Se è stato scelto per fare Rocky Sylvester Stallone, che tra l'altro nel primo film lo doppiava Gigi Proietti, il regista avrà avuto i suoi motivi, e quindi va rispettato e criticato. Quindi il pubblico deve avere la possibilità di vedere l'opera in originale per poter criticare o meno, no? Positivamente o negativamente l'opera fatta. Se noi gliela diamo modificata in meglio, il pubblico ha una visione leggermente parziale, no? di quest'opera. Tutto qui. Poi, se possiamo stare ore a parlare sul fatto che Sylvester Stallone sia meglio doppiato da Ferruccio Amendola, a mio avviso sì, o da Massimo Corvo, poi quando Ferruccio è venuto a mancare, o in originale, questo poi lascio a voi il compito di giudicare. Io personalmente lo preferisco doppiato, l'ho sentito in lingua originale e sinceramente non mi fa impazzire la sua voce. Che devo fare? È così. Però, chiaro, con tutto il rispetto, se voglio giudicare un'opera la guardo sempre in lingua originale. Ricordo che quando vidi qualche giorno fa un'intervista a Luca Ward, sì, altro celebre doppiatore italiano, lui disse una frase che mi colpì abbastanza, che... Al mio segnale scatena dell'inferno, per non farsela mancare. Quella che la continuo a riascoltare oggi perché è fatta veramente da Dio. Io sono Massimo Decimo Meridio, chiaramente ormai è un dialogo che so a memoria. E lui disse, si deve saper fare tutto, dal videogioco alla pubblicità, al teatro, al film, alla serie TV, cioè la bravura di un doppiatore si misura dalla sua capacità di adattamento, disse una cosa del genere. Assolutamente, ma infatti Luca è un grande per questo, perché Luca sa fare la
palcoscenico, sa recitare davanti al microfono. È venuto nel mio paese anche, c'è da dire questo. Okay, sì, quello è l'altro punto con la stellina sul curriculum, è andato da Delfia. Assolutamente, assolutamente. Venne a girare braccialetti rossi. Ah, pensa, vedi? Vedi? E quindi sì, ed è proprio così, come un po' gli attori americani alla scuola americana o inglese o russa o insomma al di fuori dell'Italia è sempre stata una scuola a 360 gradi, no? Dove ti insegnavano, dove l'attore doveva saper far tutto perché avrebbe dovuto ricoprire vari ruoli e quindi magari un ruolo cantato, un ruolo ballato, un ruolo... E qui poi invece noi... La maggior parte dei nostri attori invece sapevano fare solo una cosa e forse anche un pochino male. Per fortuna ci sono delle eccellenze e ce le abbiamo anche adesso, anche tra gli attori giovani emergenti. Mi viene in mente Favino, mi viene in mente Santa Maria, mi viene in mente la Cortellesi e tante altre, insomma, senza non far torto a nessuno. Tra quelli, diciamo... giovani, adesso non più, però insomma giovani dentro. E quindi sì, sono perfettamente d'accordo, dice Luca. Tra l'altro aggiungo anche un'altra cosa, che io con Luca ci ho lavorato tanto e, quando ero piccolino, e poi in età un pochino più matura, quando abbiamo fatto i due Sherlock Holmes, dove lui doppia Sherlock Holmes e io doppio Watson. E lavorarci insieme, raga, è spettacolare, è una cosa incredibile. Noi abbiamo lavorato insieme, però poi registravamo separati, quindi facevamo a volte delle prove insieme, perché poi i dialoghi tra Watson e Holmes erano tutti botta e risposta, ed era bello sentire lui vicino e dialogare con lui, con un attore vero, no? Perché insomma, sembrava di fare teatro, vabbè. Registrare separatamente, perché quello si una volta no, si faceva tutto insieme invece il doppiaggio, era bellissimo, cavolo, che bello. Guarda, noi l'abbiamo scoperto di recente, perché noi fino a quando non abbiamo iniziato a intervistare doppiatori pensavamo che in sala doppiaggio si registrava con più doppiatori, invece poi ci hanno detto che soprattutto in periodo coronavirus, poi. Cioè. Vabbè, quello è obbligatorio, per legge proprio, ma a prescindere dal coronavirus, questi ultimi anni, proprio per un discorso di pulizia della traccia che tu vai a registrare, no? Della track, devono essere tutte tracce separate, perché poi in fase di mix devono le tracce separate. A volte il mixer finale viene fatto addirittura, che ne so, o a Los Angeles o a Londra, quindi tu a Roma registri tutte le varie tracce, poi vengono spedite separate alla produzione, che ne so, a Los Angeles o a Londra, e loro vogliono tutte le tracce separate, ma anche dei personaggini, quelli minori, nei brusii, no? Tutte le tracce separate per poter poi mixarle e dargli il giusto volume, perché se tu hai due voci registrate su una traccia sola, è difficilissimo equalizzarle separatamente, come fai? No? Devi lavorarci tantissimo, e invece no, se ce l'hai separate puoi farlo questo, quindi quello è fondamentale. Io ricordo quando ancora si lavorava con gli anelli, quindi in analogico, uno degli ultimi film che ho fatto era L'attimo fuggente, in cui si lavorava ancora così, eravamo tutta la classe dell'attimo fuggente, non so se l'avete visto quel film, presenti in sala di doppiaggio, quindi saremmo stati un 16-18 ragazzi, insomma, eravamo tanti, tantissimi. Io parlavo pochissimo, per fortuna, ma ero presente sempre, anche se parlavo poco, perché la direttrice di doppiaggio, Federnaud, voleva che tutti i ragazzi fossero sempre presenti in sala, ma proprio per creare quell'atmosfera lì, no, della classe. Anche in pausa bisognava stare insieme, voleva che andassimo tutti a mangiare insieme. Se uno diceva no, devo tornare a casa, devo andare a portare a spassare il cane, era preoccupato perché poi sapeva che lei non l'avrebbe presa molto bene. Era un po' rigida su questo, ecco, questo possiamo dire. E però questa cosa poi aveva i suoi frutti. E lei riusciva a ottenere dei risultati incredibili. Era un altro doppiaggio, si lavorava in quel modo. Si lavorava con dei tempi molto dilatati, era molto più un lavoro simile a quello che si fa sul palcoscenico, no? In teatro. Si facevano tantissime prove, tante prove,
è una roba diversa. Adesso arrivi, pum, ti proiettano dentro una saletta, c'è il copione che non hai mai visto prima, passano delle immagini e devi subito, immediatamente, registrare, fare, via. Questo nel doppiaggio, nel videogioco ancora peggio, perché non vedi un cavolo, quindi figurati. Allora, come abbiamo già detto prima, tutti noi sappiamo che sei figlio del celebre doppiatore Glauco Onorato e anche nipote di Giovanni Onorato, quindi non è una famiglia comune quella da cui provieni tu. Noi ci chiedevamo se hai mai sentito il peso di questo retaggio e se anche in qualche modo nel tuo lavoro ti ispiri a tuo padre. No, il peso non l'ho mai sentito perché non me l'hanno mai fatto sentire. Vabbè, prima perché mio nonno purtroppo non ha avuto il piacere di conoscerlo e mio papà non mi ha mai fatto sentire il peso di nulla per quanto riguarda il suo lavoro, perché l'ha sempre vista come una roba normale e me l'ha fatta sempre vivere come una cosa normale, un mestiere come un altro, bellissimo, meraviglioso, in cui possiamo e continuiamo a giocare come facevamo quando eravamo piccolini. Questo è un po' il succo della recitazione in parole spicce. In inglese infatti si dice to play, recitare, no? Giocare. E quello è quanto. Cioè, mio papà mi diceva sempre sta roba, non devi pensare a come devo recitare bene questa battuta, devi parla come Magni, mi diceva sempre questa cosa, parla come Magni. Cioè, dovevo dire le cose esattamente come le avrei dette a un mio amico o a una mia amica, alla mia fidanzata o a mia madre o a mio papà, a mio fratello. Le dovevo pensare anche nella mia lingua, nel mio dialetto, che è romano ovviamente, e poi trasformarle in lingua italiana. Questo è stato uno dei suoi più grossi insegnamenti, che poi era l'insegnamento di Shakespeare, no? Che nell'Amleto parla esattamente di questo, o Goldoni nel Teatro Comico dice esattamente le stesse cose. Bisogna essere naturali nella recitazione, nella vita. Non bisogna come fare... come nell'episodio di Fate largo a Cesare. Quella è stata la mia prima esperienza in teatro, appunto, avevo 15 anni, ero un ragazzino abbastanza, appunto, romanaccio e non sapevo ancora recitare bene in teatro, perché bisognava comunque usare la voce in modo diverso e qua e là. E mi ricordo che prima battuta, un giorno di prove, stavamo a Torino, sì, o a Vercelli, adesso non mi ricordo bene, comunque sì, stavamo su. E arriva il momento in cui io dovevo urlare questa battuta fuori campo, che era largo a Cesare, ok? E eravamo in tre attori, e prima c'era uno che doveva urlare largo a Cesare, poi un altro largo a Cesare, poi io largo a Cesare, e poi doveva entrare questo Cesare nel palcoscenico. E iniziamo le prove, via là, pum pum pum, arriva il momento, il primo largo a Cesare, il secondo largo a Cesare, io largo a Cesare. Si fermano le prove, arriva il regista, mi fa no Riccardo, ascoltami, ma non va bene questa cosa, perché sai perché non va bene? Perché dai, l'hai detta un po' romana questa battuta, largo a Cesare, non si fa questa cosa. E io, ma perché, scusa, ma Cesare ne era romano? Questa è stata la mia risposta. Asterix e Obelix. Beh, esatto. Vabbè, chiaramente mi è stata tolta la battuta, ho fatto altre cose, però questa cosa mi è servita. Mi ho detto, cavolo, se voglio fare questo lavoro devo imparare anche a recitare in italiano. Mi sono messo sotto un po' a studiare e alla fine ce l'ho fatta, tutto qua. Bene. Valeva la pena raccontarlo questo, dai. Sì. Comunque, sì. Vai Matteo, tocca a te. Sì. Allora Nisim, la mia domanda è: hai mai rifiutato qualche ruolo? E poi, nei tuoi prodotti preferisci che la tua voce sia riconoscibile oppure no? Allora, ho mai rifiutato dei prodotti? Sì, ho rifiutato per esempio un film proprio con Jude Law che mi è stato proposto un po' di anni fa perché era arrivato in una società di doppiaggio che non pagava i tecnici del suono da 6 mesi. Allora io per protesta e per solidarietà nei confronti di questi ragazzi
mi sono rifiutato di andare a doppiare Jude Law, che era già un attore che doppiavo da almeno una decina d'anni, quindi insomma, mi è costato parecchio questo, ma l'ho fatto proprio di cuore perché non mandava. Il risultato è stato che nel giro di poche ore un mio illustre collega mi ha sostituito, naturalmente senza nessun problema, e il direttore di doppiaggio dell'epoca non mi ha mai più chiamato per fare neanche mezzo turno di doppiaggio, mai più. Però io ho la coscienza a posto, quindi sono contento di averlo fatto. Poi mi è capitato altre volte di aver rifiutato dei ruoli, dei personaggi, più che altro per questioni logistiche, nel senso che magari o ero già qui a Bergamo e non potevo scendere a Roma, o magari ero già impegnato in un'altra lavorazione, quindi i soliti incastri che non si incastrano e quindi non puoi fare queste robe qua. L'altra domanda invece era? Preferisci che la tua voce sia riconoscibile? Ah, sì, sì. Boh, cioè, diciamo, sì, che, diciamo che è abbastanza difficile, è molto riconoscibile già adesso. Ma io non lo so, nel senso che io quando mi sento, perché se, chiaramente è la mia voce, però non penso di avere una voce così, così riconoscibile, sinceramente, veramente, no, non lo dico per... ma proprio se, è una voce abbastanza normale. Che, cioè, che ti posso dire, la voce di, appunto, di Ferruccio Amendola era una voce particolare, la voce di mio papà era una voce particolare, doppiava Bud Spencer, per intenderci, se voi immaginate Bud Spencer, quella voce che aveva era la voce di mio papà, e non la sento una voce così, così particolare. Poi magari boh, forse sarà invece particolare, io però non riesco a rendermene conto. Non parlo di bravura o di non bravura, di talento o di non talento, sto proprio parlando di timbro vocale, una cosa proprio tecnica, però boh, ripeto, non sono proprio un esperto in questo, quindi non mi so giudicare da questo punto di vista, no, però sì, nel senso che preferisco che sia la mia voce, come si diceva prima in quel videogioco in cui hanno modificato talmente tanto la mia voce che, ecco, qual era, aspetta, il Blizzard sempre era... No, forse era League of Legends. League of Legends, sì, in cui, ah, non è Blizzard quello, però nocciolina, zitta, è l'altro cane questo, sono due, in cui hanno modificato talmente tanto la mia voce che praticamente è irriconoscibile. Tutta quanta voce che parla, tutto. Cioè, una roba incredibile. Potrebbe essere veramente chiunque. Chiunque potrebbe essere. Però, vabbè, per carità, quella è stata... la cosa buffa è che io non lo sapevo. E quindi quando poi sono andato a risentirmi, perché, ripeto, mi piace tanto giocare con i videogiochi, ho detto, ah cazzo, questo l'ho fatto io, sto personaggio, qual è? Ma qual è? E sentivo tutti, ma questo non so io, ma quale so io? Ho dovuto chiamare poi alcune persone che, ma scusate, ma chi ho doppiato io in questo video? Dice, quello lì, ah ma questo so io, ma non posso, cioè, chiunque potrebbe essere. E vabbè, insomma, è andata così, però va bene, mi sono divertito, dai. Wow, prima di uscire... Sì. Se posso, effettivamente gli do ragione a Riccardo, perché effettivamente anche io a volte ho visto robe doppiate da lui, tipo Da Vinci's Demons, quando hai doppiato Da Vinci's Demons. Ah, figa, bello. Quando hai doppiato Leonardo, io ce ne ho messe di puntate per rendermi conto che era la tua voce. Era Leonardo. Non vuole essere, un insulto, anzi. No, è un complimento questo. Io a volte mi imbrogliavo sempre con De Ambrosis, il doppiatore di Edward Norton, che molto è vero, abbiamo dei colori simili, hai ragione, sì, hai ragione. vabbè, sì, ci sono dei colori simili, possiamo avere dei colori simili. Abbiamo fatto per esempio un film che era Il talento di Mr. Ripley, in cui io doppiavo Jude Law e Francesco Bulkain doppiava Matt Damon. In alcuni punti proprio doveva essere così, perché come scelta registica lui, Matt Damon, imitava la voce di Jude Law, e devo dire la verità che io e Francesco avevamo dei timbri molto simili all'epoca. Poi vabbè, magari le voci sono cambiate, però avevamo
dei colori abbastanza simili all'epoca, quindi può capitare. Appunto dico, non c'ho una voce particolare, capito? Poi ci sono delle voci che invece dici, cavolo, quella è così, cioè è inimitabile, non puoi non riconoscere immediatamente quella voce lì, è pazzesca sta roba. Ma che bello. Cioè, nel senso che è anche un vantaggio avere una voce così, perché posso... la puoi mettere un po' dove ti pare, no? Quindi posso lavorare di più da una parte, no? Magari la voce di mio papà, per esempio, era un pochino più particolare e doveva doppiare soltanto, poteva doppiare certi personaggi particolari, no? E invece la mia era un pochino più, la mia era, sono ancora vivo, quindi, fino a prova contraria. Beh dai, guardiamo il lato positivo, la filmografia di Jude Law, bene o male, è composta da tanti film molto belli, quindi hai anche la fortuna di doppiare film che non sono, come dire, scadenti o una vergogna da recitare. No. Ha fatto pure delle belle cavolate, però sì, no, ne ha fatte tante belle, ho fatto tanti bei film, mi sono divertito e devo dire la verità, insomma, sempre piacevole farlo sicuramente. Ragazzi, ma lui non è soltanto Jude Law, è stato tanto, cioè ha doppiato e doppia tantissimo. Eric Bana, tante volte. Sì, Eric Bana, sì, anche lui doppiava tante volte. Jude Law è un candidato premio Oscar, vincitore di un BAFTA, candidato agli Emmy, cioè, non è che è un attore un po'... E perché pensi che soltanto Jude Law, cioè soltanto Jude Law sia così, doppiato da Riccardo? Oppure Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch lo adoro. Per me è un attore straordinario, l'ho doppiato diverse volte, purtroppo nel Marvel non ho potuto doppiarlo perché già doppiavo Ant-Man, sì. E ricordo che mi hanno chiamato, il direttore di doppiaggio mi ha chiamato per Doctor Strange, per fare il trailer, e dopo un giorno, fai conto, mi hanno chiamato dicendo guarda, settimana prossima facciamo il trailer, io mi sono segnato la data, perfetto, benissimo, mi sono fatto il biglietto del treno perché da Bergamo dovevo scendere comunque a Roma, e dopo un giorno mi chiamano di nuovo per dirmi no, mi dispiace, ci dispiace Nisim, dobbiamo annullarti l'opzione per il trailer. Dico, come mai? Perché vuole che si doppi con due voci personaggi sempre dell'universo. Allora ti direi una un po' diversa per allora ci stanno due personaggi sempre della Marvel, dell'MCU. Sì, Christian Yansante, sì, lo so, quello è stato un errore, infatti hanno sbagliato e non vogliono più ripetere e non hanno più voluto ripetere quell'errore, chiaro, anche no? Se c'è, la cosa è un po' diversa perché uno è un procione tra virgolette e sì, l'altro è un umano, sì. Quindi meno male potresti... Però in originale le voci sono quelle, la voce del Cooper. Vabbè, diciamo sì, che anche lui, anche, cioè anche lui ha doppiato due personaggi della Marvel in un certo, cioè ha doppiato solo lui, solo no, anche solo lui, solo io anche. Ho doppiato due personaggi della Marvel, sì. Però in storie che non si incontreranno mai. Sì. Perché doppiare Captain Marvel, quindi Jude Law nel personaggio di Captain Marvel, sì, e doppiare Ant-Man sono due storie completamente diverse. Poi per carità, tutto può succedere, macchine del tempo, cose varie, sì, si possono inventare qualsiasi cosa, però io so quasi per certo che Jude Law non tornerà nell'universo Marvel. Non posso dirvi vabbè, comunque perché, però insomma... Per noi sull'attore di Ant-Man ci stai benissimo. Ah, quanto, cioè, mi diverto. Veramente è perfetto. Non so perché... No, mi diverto come un pazzo a fare lui. Perché è un pazzo, perché è un attore comico straordinario, perché è divertente. E quando fai gli attori così, ti diverti. Cioè, i personaggi più divertenti sono quelli così, cioè tipo quelli comici, pazzi, scatenati, o quelli cattivi. E quelli sono i personaggi belli, dove ti diverti di più. Come in Le Cinque Leggende, ad esempio. Io mi ricordo il sì, post che facesti anni fa, quando uscì al cinema. Eri veramente contento di doppiare sì, il cattivo delle Cinque Leggende. Me lo ricordo benissimo. Sì. Talmente cattivo in quel film che mia figlia, che all'epoca era comunque piccolina, e guardava questi cartoni, no? Glielo feci vedere ed è l'unico cartone che non ha mai più voluto rivedere. Tutti i cartoni lei li ha visti e rivisti almeno 20 volte, li sapeva a memoria. Le Cinque Leggende l'ha visto una volta e basta. Non poteva sentire il suo papi che faceva la voce del cattivo. Non ce la faceva.
era bellissimo. Povera. Va bene, va bene. Allora, prima di passare alla tranche di domande su Assassin's Creed, volevamo chiederti di parlarci del tuo progetto di beneficenza che hai accennato. Sì, Vertica Lab è una società che abbiamo creato io e un mio amico Enrico Cimmino di Milano, ed è una società che ha un po', come dire, il progetto di produrre delle masterclass e non solo, con sempre con delle eccellenze. Quindi abbiamo fatto la prima masterclass che era naturalmente dedicata, ed è naturalmente dedicata perché ancora è online e lo sarà per sempre, al mondo del doppiaggio, dove ho condotto alcune lezioni, 8 lezioni, poi ci sono dei miei colleghi tipo Carlo Cosolo, che è uno dei più grossi direttori di doppiaggio, tutti i vari Guerre Stellari, i vari Animali Fantastici, è stato il primo che mi ha fatto doppiare Jude Law in Existence di David Cronenberg, cioè è uno dei più grossi direttori e dialoghisti, traduttori, e quindi proprio una roba pazzesca. E anche Gabriele Calindri, che è un attore fantastico di Milano, e direttore di doppiaggio, attore, regista, è un po' tutto. Quindi abbiamo creato questa masterclass. La seconda, che abbiamo finito di girare adesso e che andrà in produzione tra un mesetto, perché dobbiamo montare i video, eccetera, eccetera, ci stanno lavorando, è la masterclass sul gioco degli scacchi. E abbiamo avuto qui il campione degli scacchi italiano, che adesso vive a Parigi, e quindi stra felici di aver fatto questa masterclass. Io adesso sono andato in fissa con gli scacchi. Un po' tutta Italia, un po' tutto il mondo è andato in fissa con gli scacchi. Chissà perché la regina degli scacchi ha colpito. e questo progetto, appunto, sì, ha come obiettivo quello di produrre masterclass online, e uno, se vuole, si compra sta masterclass, è sua per sempre e via. Però una parte di questo ricavato va in beneficenza a una onlus, che è proprio una onlus qui di Bergamo, il CESVI, che si occupa di aiutare i bambini, bambini poveri, bambini orfani, bambini maltrattati, e ci sembrava una cosa giusta da fare questa, di portare il nostro lavoro e il lavoro di tantissimi artisti, eccellenze, in tutta Italia, in tutte le case, quindi online, e nello stesso tempo però fare della beneficenza. E siamo molto orgogliosi di questo, sta andando molto bene, quindi speriamo che vada sempre meglio, veramente. Lo speriamo anche noi, ovviamente. Mi vuole come progetti. Sì. Per chi fosse interessato, ho anche messo il link nella chat. Ah, grazie. Prego. Che bene. Poi magari lo mettiamo anche in sovrimpressione quando lo carichiamo su YouTube, perché sì, c'è un corso di doppiaggio anche... c'è una masterclass, corso di doppiaggio di dizione, partiamo dalla dizione. Corso di doppiaggio, c'è la dizione. Sembra un po' Antonio Cassano quando parli, no? No, dai, questo no. Questo no, ti prego. Ma preferisci Lino Banfi? Beh, no. Lino Banfi, scusa. Porca puttana. Comunque. Porca puttana. Allora, iniziamo la tranche delle domande. Anche se io ne avevo un'altra, in realtà, però non so se abbiamo... Posso? No, in realtà era più una curiosità, perché non mi sono informato, diciamo, di recente. Ma ci spieghi Nisim da dove viene? Ce lo stiamo chiedendo tu, da dove viene il nome Nisim? Cioè, è un nome che ti hanno dato? Oppure... Sì, esattamente. Okay. Nisim è un nome che mi è stato dato nel 2000, durante un viaggio in India. Ciao patata, come stai? Vieni qua, guarda, ti faccio vedere, vieni, up, vieni, su. Brava, guarda che c'è una cosa. Lei, sai perché ha fatto questa comparsa? Perché stavo dicendo, questo nome mi è stato dato in India, e lei si chiama India, ah. E quindi è comparsa. E durante un viaggio che ho fatto nel 2000, sono stato lì qualche mese, 4 mesi e mezzo,
e un maestro indiano mi ha dato questo nuovo nome, io sono diventato un suo discepolo e il nuovo nome è Swami Prem Nisim, il significato è amore infinito ed è diventato un po' il mio nome, non posso dire nome d'arte perché non è un nome d'arte, è proprio il mio nome spirituale, perché è un po' come dire, sai, noi abbiamo un'identificazione, abbiamo tante identificazioni. E in India impari un po' quello, a non essere più identificato con un nome, a non essere più identificato con un carattere, ad essere più qualcosa di vero e di autentico, perché il nome ci è stato dato, no? Con grande amore dai nostri genitori o dai nostri tutori o da chi per loro, non l'abbiamo scelto noi. Ed è molto bella questa cosa, che ci sono alcune popolazioni nel mondo, credo in alcune popolazioni aborigene o anche in Africa, dove hai un nome da giovane, quindi fino alla tua maggiore età, metti caso fino a 18 anni ti chiami in un modo e il nome ti viene dato dai tuoi genitori, e poi nel momento in cui diventi uomo o donna, insomma adulto, ti scegli tu un nome, e io questa la trovo una cosa bellissima. Questo mi è stato dato questo nome e quindi poi l'ho cominciato a usare anche nel lavoro. Quindi Nisim, Nisim onorato, Nisim Riccardo onorato, Riccardo Nisim onorato, a seconda di come lo vogliono mettere, me fa niente. Mi chiamano, dici, ma come vuoi essere chiamato? Ma è vero che non vuoi essere più chiamato Riccardo? È vero che ti incavo? No, non ho mai detto sta roba. Io non mi sono mai incavolato di nulla riguardo al nome. È una cosa mia, è una cosa mia personale. Quindi per me ha una importanza. Il 20 maggio del 2000 è nato Nisim, il 24 ottobre del 66 è nato Riccardo, insomma, ma sono tutte identificazioni. Io chi sono? Questa è la domanda. Io chi sono in realtà? Dovremmo farci tutti questa domanda. E la risposta che cerchi è dentro di te, ma però è sbagliata. Molto interessante, sappi che noi abbiamo alternato in chat in questi giorni, sì. Chiamavamo adesso Riccardo, adesso Nisim, adesso... è così infatti, ti chiamavamo infatti così, alternavamo un po'. Certo, giusto. Poi abbiamo concordato tutti sul solo cognome, così non ci confondevamo più. Onorato! Perché siamo tutti onorati di averlo qui oggi. Mamma mia, questa tagliamola per favore. Dai, io tagliamola. Non la faccio mai io sta battuta poi, sono molto onorato. Permettimi di essere franco. Ciao. Dai, raga, qualcuno doveva pur fare. Era un lavoro sporco che qualcuno doveva fare. Giusto. Bravo. Bene. Ok. È il momento della pubblicità. E chi vuole assistere a questa live senza pubblicità deve acquistare il prodotto. Come leggere il foglio illustrativo. E adesso la mando davvero. Che mandi? La pubblicità. Ah, lo spot. Tocca a magnà, tocca a guadagnà in qualche modo. C'hai ragione, beh, bravo. Così. È un mondo crudele. Lo aprirò anch'io un canale Twitch, mo ve lo dico. Poi vi chiederò un po' di info. Vabbè, tutte le robine. Assolutamente. Chi? Saresti il secondo doppiatore che intervistiamo ad avere un canale Twitch. Il primo è Federico Viola. Ed eccoci qua. C'è il canale, Federico? Non lo sapevo. Sì, bene, sì. Poi sapevo di Gianluca Iacono, lo sapevo, sì. Che c'ha il canale Twitch, tra l'altro abbastanza vero. Attivo anche, parecchio. E di Federico no, non lo sapevo. Federico, vabbè, ci conosciamo da tantissimi anni, e mi ricordo proprio quando era agli albori, che ci siamo frequentati per un bel po', è venuto anche qui a casa nostra, ci siamo visti a Milano, ha fatto tutto un percorso con me, mia moglie, carino, legato anche alla meditazione, alla crescita interiore. È stato un bel incontro, si vedeva che era un ragazzo pieno di talento, infatti si è visto, insomma. Solo che non ne posso più perché giocando a Cyberpunk, porca miseria, cioè basta, non lo posso più sentire, lo so a memoria. È lui. Poi ogni tanto infatti c'ho il personaggio femminile, ogni tanto cambio perché sennò è sempre fisso, me lo sogno pure di notte, capisci? Penso ciao che Fede! Che abbiamo giocato ad Assassin's Creed Valhalla e continuiamo a giocarci, cioè è lui il protagonista. Sì. E probabilmente lo intervisteremo per una seconda volta, probabilmente. Vai, grande. Anzi, andate a vedere la prima, già che ci siete, andate a vedere la prima intervista che ne vale la pena, insomma.
E vabbè, comunque parlando di... E se non sbaglio lo citò anche, ti citò anche a un certo punto. Sì. A me? Sì, sì. Quando dice parole, non ti preoccupare. Poi vado a controllare. Dopo. No, comunque, siccome parliamo di Assassin's Creed, colgo l'occasione per prendere le domande e farle. Allora, tu conosci o segui la saga di Assassin's Creed? Prima, cioè, la domanda è sì o no. C'è una domanda di riserva? No, perché per poi me... sarà anche una domanda che poi potrebbe... Guarda, essere. Io sì. Ci ho provato, ci ho provato un sacco di volte. E... C'è qualcosa che poi non mi fa mai proseguire, non so perché, arrivo a un certo punto. Sai cos'è? È che io ho notato, sì, poi è vero, c'è anche su PC, però sicuramente su PlayStation è meglio perché tutta una serie di cose, di comandi vengono meglio. E quindi io me li sono scaricati sulla PlayStation, però non ci gioco mai con la PlayStation, alla fine sto sempre davanti al PC, capito? Mouse e tastiera tutta la vita, purtroppo, che devo fare? Non sono abituato. Se gioco a Call of Duty, io per esempio non riesco a sparare con la PlayStation, devo giocare col o PUBG, a tutti questi giochi qua, tastiera e mouse, non riesco se no. E quindi con Assassin's Creed io ho provato un po' di volte, però... che ti devo dire, è un tipo di gioco che non mi ha mai catturato, riconoscendone però la grandezza infinita, perché è un gioco che non è un gioco, è una storia, è un film, è una filosofia di vita pazzesca. E ho parlato tante volte con persone amanti della saga e ci siamo confrontati più volte e devo dire che mi affascina questo mondo e non è detto che prima o poi io non c'entri con tutto me stesso. Io conoscendomi poi sono così, nel senso, se entro dentro una storia, una roba, non ne esco più. Cioè, quindi mi spaventa pure un po' questo, perché la vedo talmente immensa questa storia, questo mondo, che se ci comincio a entrare devo... non ho più l'età, no? Come diceva Giuliano Cinquetti, e quindi devo stare un pochino attento. Però sì, ecco, dico quindi che la conosco, la saga, la storia, e molto, molto vagamente, molto vagamente. Ho visto un paio di volte, un paio di vostre live che adesso non mi ricordo i nomi, vabbè, ma con la voce di Ezio e chi era, aspetta. Diego Baldoin. Con Diego e insieme con... C'era Monetta, poi c'era Ilario Silvestri, De Santis, Max Di Benedetto pure. Anche con Max, bravo, esatto. C'era più, ragazzi. Insomma, sì, ho visto qualche cosina. Capra. Ma... De Santis, comunque, Riccardo, mi sa che mi dicesti che avevi visto De Santis, quella con De Santis e quella con Monetta, credo. Con De Santis, esatto, sì, sì, anche. E con Claudio, esatto. Ma a prescindere da questo, io sono, quando mi hanno chiamato per doppiare Assassin's Creed 3, ero strafelice, ho detto cazzo, che bello, meraviglia, meraviglioso. Però era una delle mie prime esperienze con un videogioco e non sapevo bene com'era lavorarci. Ed è stata un'esperienza, devo dire, mistica, quasi, perché è particolarissimo. Adesso poi magari entrerò nel dettaglio, se volete. Sì, sì, ma no, prima della domanda, cioè prima di quello che vorresti dirci tu, c'era una domanda più o meno legata ad Assassin's Creed. Vai. Potrebbe anche non... Vabbè, comunque, in Assassin's Creed c'è questo macchinario che è l'Animus, che appunto ti permette di rivivere i ricordi dei tuoi antenati. Ok, tu quale epoca vorresti vivere? Ti prego non dirci il 42, però. 42 qua, 1842. No, 1942, no. Non so se ricordi il fatto di Miss Italia. Che noi salutiamo. Ciao, Miss Italia. E Claudia Mendola tipo le chiese. Ah, madonna mia, sì. No, io sto a casa. Allora, se io volessi rivivere un'epoca, allora... Ma con l'Animus si può andare pure nel futuro?
Mi sa di no, vero? No, spero di no. Perché se mi incazzo se lo fa. Pensate, immagini? Potrebbe essere un nuovo. Io abbandono la saga se succede. No, non volevo. Solo nel passato. Allora, dunque, io vorrei dipende come ci arrivi, però, capito? Perché ci vorrei andare col cellulare, ci vorrei andare con tutta la tecnologia di adesso per fare un po' il figo, capito? Fa un po' il mago. Poi magari mi prendono e mi danno fuoco subito, perché tipo, questo è un mostro, mi danno fuoco. Però, guarda... A me mi intrigano, per esempio, vabbè, lasciamo perdere il Medioevo, perché sicuramente una capatina lì ce la farei per capire e vedere un po' alcune cose. Mi piace molto il mondo medievale, ma non andrei tanto lontano. Io vorrei andare a rivivere il periodo in quando i miei genitori erano bambini, erano piccolini, che poi è il periodo, appunto, non tanto lontano dal 42, perché parliamo proprio degli anni della guerra, dell'occupazione nazista in Italia. Siccome è un argomento che mi ha sempre colpito tantissimo, e tra l'altro ho scritto anche alcune cose, un testo teatrale su quello, sulla resistenza, sui partigiani durante l'occupazione nazista a Roma. Ecco, vorrei andare un attimino a vedere lì, più che altro per sentire l'aria, sentire la gente parlare, vedere, respirare quell'aria lì, triste, tanto triste, triste quanto, anzi, probabilmente molto di più di quanto lo è adesso l'aria che respiriamo, quella poca aria che respiriamo, perché insomma siamo tutti mascherati. Quindi. E quindi penso che farei una capatina veloce nel Medioevo, perché ho paura che se mi viene mar dei denti muoio. No, mi imita un attimo Bastianic quando dice vuoi che muoro? Vuoi che muoro, esatto. E poi andrei a vedere un attimino quegli anni lì, poi vabbè ce ne sono miliardi di epoche, comunque sì, insomma, un Back to the Future la farei volentieri. Beh, chiunque lo vorrebbe, secondo me. Vabbè, è fantastico come cosa. Cacchio, qualche numeretto. Vabbè. Dai, chi è il prossimo? Io. Dunque, allora, parliamo di Connor, no? Sì. Com'è stata? Cioè, hai apprezzato il personaggio, no? Beh, hai apprezzato il personaggio e volevo chiederti com'era stata questa esperienza, appunto per ricollegarci al discorso di prima, e se hai qualche aneddoto da raccontarci sul doppiaggio, sul periodo del... Certo, ma sai, quando ho scoperto che comunque era legato agli indiani d'America, cazzo, sta cosa mi è piaciuta, perché a me mi sono sempre piaciuti gli indiani. Io quando giocavo da ragazzino con i soldatini facevo sempre il tifo per gli indiani, no? Facevo sempre vincere gli indiani, perché mi sono sempre piaciuti gli indiani d'America, i nativi, il fatto che andassero a cavallo senza sella, a pelo, era una roba che lanciassero, uno dei miei film preferiti è Balla coi lupi, no? Per dirti, no? Lanciassero l'arco, le frecce con l'arco così senza tenersi al cavallo, bellissimo. E quindi insomma, quando mi ha raccontato un pochino la storia il direttore di doppiaggio, Leo, mi ha detto cazzo che bello, figo, non vedo l'ora. Poi mi ricordo il primo giorno in cui sono andato lì in sala per iniziare il doppiaggio, e mi ha fatto vedere dei disegni che raffiguravano questo personaggio, Connor. Però i disegni erano una cosa, e quindi noi abbiamo impostato l'inizio del doppiaggio in un modo, utilizzando una voce anche molto leggera, molto, perché era un personaggino molto magrolino qua e là. Il problema è che poi, quando abbiamo cominciato a vedere le prime immagini che ci sono arrivate, ci siamo resi conto che avevamo un po' toppato, perché avevamo tenuto la voce un po' troppo leggera, e invece questo era una bestia, aveva un collo tipo Pappalardo che era quattro volte il mio, era una roba grossa, e quindi bisognava cambiare un po' registro vocale e utilizzare una voce un pochino più bassa in certi punti, e da lì in poi abbiamo cominciato a tenere un ritmo, un tono un pochino più basso. Però bello, è stato figo, faticosissimo. Io non so come facciano i miei colleghi a farlo sto lavoro sempre, io me ne faccio pochi di videogiochi perché per me sono troppo faticosi, perché sai, ve l'avranno raccontato già in 2000
però stare in una stanzetta piccolissima, perché non è come una sala di doppiaggio dove fai videogiochi, di solito sono dei piccoli box, molto più piccoli di una sala di doppiaggio, 2 metri per 2, 1 metro per 3, cioè una roba minuscola, e poi non c'hai le immagini, non c'hai le facce, non c'è niente davanti, c'hai st'onda sonora del personaggio, c'hai ste cuffie giganti dove senti la voce sua, la voce tua, e devi sentire la voce sua e riprodurre la stessa voce con lo stesso timbro, con la stessa emissione, e stare più o meno nei tempi giusti. Poi c'hai uno scarto del 10% su alcune battute, quindi è un lavoro molto, molto tecnico, ed è difficilissimo a mio avviso riuscire a fare quello che abbiamo fatto e che fanno i miei colleghi, e che ne fanno molti di più di videogiochi. È veramente un lavoro tostissimo. Quando ti capitano poi quei turni di videogioco in cui devi fare tutti i versi, è una roba. Immaginatevi, vabbè, anche su Assassin's Creed ci stanno diversi combattimenti, no? E quindi devi fare la ferita leggera. Ah! La ferita più pesante, ah! La ferita mortale, ah! E vai avanti così per 3 ore, no? Fai tutti i versi di tutto il gioco, cioè, raga, tantissimo, è tanta roba. Quindi arrivi a casa, che come sta tua moglie, come va, tutto bene? Ah! Il gioco! Ce la fai più, no? Quindi è bello, però poi dopo ci vai a giocare e ti diverti pure a risentirti, no? Io chiaramente me lo sono scaricato su PlayStation e ci ho giocato un pochino, mi sono sentito un pochino, però pure lì, capito? Dopo un po' ho mollato, faccio le prime cose, dopo prima mezz'ora, un'ora e mezza di gioco, e poi lo mollo, porca miseria, capito? Cioè, che ti devo dire? Secondo voi, consiglio, ma su PC fa veramente cagare? No, ma poi addirittura su PC puoi anche collegare il pad della PS4 e quindi magari ti viene più facile giocare. È proprio quello della PS4 lo posso collegare? Sì. Ma per me anche Xbox, cioè ci sono dei modi. No, Xbox per... non ce l'ho, io ho la Play. Ma come faccio a collegare il coso della Play col computer fisso che ho? I giochi vecchi non hanno il supporto al controller per la 4, quindi per quanto riguarda quelli nuovi non ci sono problemi, però vabbè, se ma la remastered di hanno fatto la remastered dipende no, nel senso che, scusami, ma se io mi scarico il gioco, compro il gioco e me lo scarico su PC, giusto, è legale, no? Posso giocarci con tastiere, posso giocarci con joypad o sì, no? Credo tramite Steam sia possibile, però gli Assassin's Creed su Play li vendono, forse quello è il problema. Non sono su PC, quindi la saga Assassin's Creed non c'è per PC? Sì, su PC c'è, sì. PC. No, sto parlando dello store da dove si possono acquistare. Ah sì, vabbè, quello vabbè, ovvio, quello è Sony, PlayStation, Steam. No, perché Steam credo che abbia il supporto Steam al joystick per la 4, sì, credo di sì. Vabbè, poi magari ne parliamo dopo. Esattamente. Comprate cose legali. Se riusciamo a far acquistare Riccardo dallo store di Ubisoft ci dovrebbe dare una corona a testa, Ma non la birra. La birra. Esatto. Come hai detto tu, hai giocato parzialmente Assassin's Creed 3, quindi in qualche modo ti sei sentito nei panni di Connor. Sì. Ma ora che sono trascorsi 9 anni e comunque con l'incedere dell'esperienza e anche in funzione di ciò che ricordi tu del gioco, chiaramente, c'è qualcosa che cambieresti tu personalmente nel modo in cui hai impersonato questo personaggio? Ma come ti ho detto prima, sicuramente cambierei vocalità, soprattutto in molti pezzi iniziali, dopo, perché lui all'inizio è proprio ragazzino, no? Ragazza, e poi diventa uomo, però anche quando diventa uomo abbiamo mantenuto sempre, non lo sapevamo, la voce del ragazzo, e sicuramente andrei a cambiare quella vocalità lì, cercando di mantenere una voce già più da adulto, quindi quello sicuramente lo farei. E poi in 9 anni, sai, questo lavoro non si finisce mai di crescere, e quindi chi lo sa, in 9 anni magari potrei fare delle cose magari più belle, magari potrei migliorarlo sicuramente, o
oppure no, magari potrei peggiorarlo, non lo so, magari c'ho un'involuzione. Secondo me qualcosina potrei farla meglio rispetto a quello che è stato fatto da me, ma proprio per un discorso che in 9 anni sono cresciuto sicuramente artisticamente, come è normale che sia, non si smette mai di imparare a fare questo lavoro. È una cosa di cui abbiamo relativamente parlato anche prima, con gli altri tuoi colleghi. Yes. Era venuto fuori appunto il discorso comunque che nel mondo dei videogiochi, a livello di doppiaggio non avete una base visiva almeno da poter seguire, come invece avviene per film, serie TV, cartoni animati. E, sì. Pensi che ci potrebbe essere un'evoluzione in quel senso, ovvero anche secondo, in base alle tue ultime esperienze, pensi che appunto si voglia iniziare ad avere questa base visiva per provare comunque a portare ancora più in alto il livello che, come dicevi prima, comunque a livello italiano è già alto del prodotto finale? Ma più che penso, io me lo auguro, ce lo auguriamo un pochino tutti, perché già adesso siamo riusciti comunque a raggiungere dei livelli nel doppiaggio dei videogiochi abbastanza alto rispetto a un po' di anni fa, quando insomma ce lo ricordiamo tutti quanti com'era il doppiaggio, e quindi sicuramente era... c'ho mia moglie che intanto è passata... Prego, siamo solo in diretta, ma tranquilla. C'è la stampante lì, questa è la stampante di casa. E quindi, beh, certo, mi auguro che arriveremo a questo. Sarebbe fantastico, sarebbe bellissimo riuscire a lavorare a sync sul doppiaggio, anche perché poi noi cerchiamo di fare il nostro meglio, sempre. Però ti rendi conto che a volte le cazzate le fanno a monte, perché tu senti il timbro di voce, devi imitare lo stesso timbro di voce, ok? Uh-huh. Se senti un timbro di voce che parla così come stiamo parlando noi, dobbiamo fare questo timbro di voce. Se senti uno che fa così, devi fare la stessa cosa anche tu, ok? Poi magari vai a vedere il videogioco e vedi che due che parlano vicini, uno parla così e l'altro parla così, e dici: ma che sono scemi questi? Ehi, come stai? Sto molto bene, grazie! Capisci? Però in originale l'hanno fatta loro la cazzata, quindi noi non lo sappiamo, perché in fase di doppiaggio, quindi se noi andassimo a doppiare un videogioco vedendo i personaggi, questa cosa noi non la faremmo, è chiaro, quindi sarebbe tutto più bello, più realistico, e questa è ancora la cosina che mi dà un pochino fastidio nei videogiochi, quando sento queste voci che sembrano proprio che non c'entrano nulla, perché sono recitate bene, ma sono dette come le dicono loro, quindi con lo stesso volume, e magari non c'entra nulla in quel momento. Fa strano, purtroppo. Però non è colpa nostra, è colpa loro che hanno fatta così. No, ma infatti, poi sì, oltre a questi errori, a volte capita, porto sempre l'esempio di The Last of Us, che c'è una scacchiera, sì? e chiedono, la sai suonare? Perché sì, perché ovviamente play e scacchiera scacchi, però c'era una chitarra vicino, quindi non sai mai, non sai mai a cosa si riferisce, certo, quello certo, nel contesto, quindi è un peccato. E niente, un'altra cosa, cioè, non c'entra niente, però ad esempio... Però scusami se ti interrompo, questo, sì, questo è un errore grave secondo me, nel senso che è grave perché di solito... nello script, quindi c'è, cioè nel copione originale, sono riportate tutte queste cose, cioè il direttore di doppiaggio del videogioco ha uno script dove ci sono scritte tutte ste robe, il personaggio dice questa cosa riferendosi a una scacchiera o riferendosi a una chitarra, capito? Ci dovrebbero essere scritte, se non ci sono scritte l'errore è gravissimo. E ancora più grave se invece ci sono scritte, ma il direttore di doppiaggio si è dimenticato di comunicarla sta cosa, capito? Ma mi pare, cioè, è tipo l'unico errore del gioco, mi pare,
talmente particolare che secondo me c'era qualcosa a monte che probabilmente che sì. Non gli hanno noi siamo troppo attenti, soprattutto da un po' di anni, da una decina, da quindicina d'anni a sta parte, siamo proprio, abbiamo raggiunto un livello di attenzione, non dico maniacale, ma quasi. Ma si fortuna. Sente comunque, prima che parlavi anche di Claudio Moneta, del fatto che è anche, cioè, su Assassin's Creed, almeno per quanto ci riguarda, i suoi personaggi, come li doppia lui, sono sempre spanne, anzi, sì, dato sì, che sì, sono sì. americani, i piedi sopra l'originale, quello c'è poco da fare. Ma ancora adesso, sai, ogni tanto ci si incontra, ora no perché col discorso che siamo tutti in smart working, però ci si incontra a Mediaset a fare i promo, e a me mi fa impazzire perché poi ci chiacchieriamo, no? E quando lo sento parlare, cioè ti giuro, mi sento di prendere mouse e tastiera ogni volta che parlo con lui, perché mi sembra mi passano tutti i videogiochi della mia vita, di tutte, cioè, è pazzesca sta roba, è incredibile, fantastico. Sì, ma diciamo, abbiamo fatto la seconda addirittura live con lui, è stata bellissima davvero. Poi chiacchiera lui, Infatti volevo dirlo, ma non volevo senza dirlo. Chiacchiera, siamo andati, sono state due, quanto sono stati? Due ore? Due ore circa. Ma fantastico, c'è, cioè, una persona che non ci aspettavamo. Carinia, una persona, bellissima persona, è vero. Ci aspettavamo neanche noi. È vero. Eravamo contenti, quindi. Contentissimi. Sì. Va bene, Bonnie, continua pure. Ma posso fare una domanda io? Prego. Poi, una domanda, ma c'è qualcuno che scrive anche? Perché proprio per ultime, in modo poi da potergli dedicare tutto il tempo che serve. Ah, dai, figo, basta. No, perché sennò fare sì, brutto. Sì. Nel senso, io parlo, ma magari c'è qualcuno che mi chiede delle cose, io non le vedo in questo momento, allora volevo sapere. Vai, basta, chiudo. Ho perso l'occasione, vai. Prima accennavo al fatto che Assassin's Creed è grandissimo, gigantesco, è una saga che col tempo si è evoluta a livello non tanto di saga videoludica, ma proprio di universo narrativo. È vero. E non so se lo sai, di recente è stata annunciata una serie TV che sarà distribuita da Netflix, che è proprio su Assassin's Creed. E noi ci chiediamo se eventualmente dovessero reinserire il personaggio di Connor, a te piacerebbe tornare nuovamente per una seconda volta su questo protagonista, magari appunto ricambiando tutti i dettagli della tua interpretazione? Ma certo che sì, certo che mi piacerebbe, ma non c'è neanche bisogno di dirlo né di chiederlo. Però ti dico che non è che io posso pensare di cambiare qualcosa, perché sai, un conto è il videogioco che è stato doppiato da un attore, che ne so, John Smith, boh, la voce di non lo so chi è, e io ho cercato di riprodurre quel suono lì. E se vanno a fare una serie, magari introducono anche il personaggio di Connor, che sarà interpretato da un attore, quindi con una faccia e una voce, io dovrò, se chiamano me naturalmente, dovrò adattarmi a quella faccia e a quella voce lì. E né più né meno, il discorso che facevamo prima, no, sul doppiaggio, cercando di rovinare il meno possibile il lavoro che ha fatto o che avrà fatto quell'attore lì. Sarebbe bello, mi piacerebbe tantissimo se si formasse questa roba, questa squadra con tutti i vari personaggi di Assassin's Creed tutti insieme, chissà, sarebbe fighissima sta roba e mi piacerebbe tantissimo, ma proprio tanto 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 riuscire a farla. È chiaro che non dipende da me, dipende dalla società di doppiaggio, dipenderà dal direttore di doppiaggio, dipenderà dall'attore, perché magari metti caso che per quel personaggio di Connor viene scelto, non so, Brad Pitt, mo la sparo così, chiameranno la voce storica di Brad Pitt, non chiameranno me, che è chiaro, perché cinematograficamente la gente è abituata a sentire su Brad Pitt la voce di Sandro Acerbo, per dire. E quindi è un po' diversa come cosa, non sarà più, cioè dipende.
Io non credo che sceglieranno Brad Pitt, credo che sceglieranno degli attori magari meno conosciuti, quindi probabilmente che non sono ancora riconoscibili con una particolare voce. Magari faranno dei provini, magari mi chiameranno per fare il provino, o forse no, magari non mi chiameranno proprio, questo non lo so. Però posso dirti che mi piacerebbe tantissimo doppiarlo, sicuramente. Ci metterei la firma. Diciamo che possiamo immaginare, e altrettanto a noi ovviamente piacerebbe vederti nuovamente sul personaggio. Beh, direi che è nuovamente il turno di Joe per l'ultimo fatidico atto. Riccardo, un attimo una cosa. Riccardo ricordava che lui, personaggio di Connor, e quindi Riccardo stesso, era anche in altri due titoli di Assassin's Creed. Sì. Vabbè. E Liberation. Certo. Se Flag ha detto due frasi, okay, non è... Sì, è allora, vero, è vero. Probabilmente sì, è possibile che ti hanno fatto doppiare, cioè, solo durante il periodo Assassin's Creed 3, e poi magari ti hanno richiamato, quindi. Sì, 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 okay. mi hanno richiamato. No, quello assolutamente. Durante il periodo di Assassin's Creed 3 ho doppiato solo Assassin's Creed 3, e basta. Mi hanno fatto fare altre cosine. Vabbè, forse avrò fatto qualche promo, qualche cosina così, ma sempre relativa ad Assassin's Creed 3. E anche Liberation, perché Liberation comunque è uscito, se non sbaglio... Lo stesso anno? No, lo stesso giorno addirittura. Lo stesso giorno. E quindi magari hanno incluso anche Liberation. Magari, in quel caso sì, però sinceramente non me lo ricordo. Sì, vabbè, Liberation era uno spin-off e Connor appariva una volta e diceva sempre tre frasi alla protagonista, quindi era un cameo più che altro. Certo. Può essere che me l'hanno fatta dire allora sempre lì, come può essere che mi hanno chiamato la settimana dopo per... aspetta, Nisim, torna qua che dobbiamo incidere ancora alcune frasi di Connor. Può essere pure che è successo questo. Dai, pezzo forte, raga. Che succede? Sì, penso a Alessandro, perché è stata messa a me questa domanda, non mi ricordo. Ti ha inviato un estratto... Volentieri, tanto c'ho la stampante qua. Si fa tutto live qui, si fa tutto... Il bello della diretta. Il bello della diretta. Comunque, mentre voi fate, io incrocio le dita, spero che Connor torni in un gioco, perché è uno dei miei personaggi preferiti. È arrivato, hanno citofonato adesso. Okay, vedi, Connor, è arrivato. Ciao, sono Connor. Eh sì, perché poi il personaggio di Connor è stato rivalutato molto in questi anni, perché all'inizio un po' perché doveva reggere il confronto con quello prima, però in realtà C3 tuttora sono convinto che abbia la storia più matura di tutta la saga. Il personaggio di Connor è incredibile, soprattutto perché alla fine di fatto perde, lui si sforza ma perde tutto, la famiglia e il villaggio, però è proprio bello, è maturo, mi piace, e spero che Ubisoft decida di fare anche uno spin-offino, una cosa. Chi lo sa? Tornare. Chi lo sa? Dai, comunque mi state a far venire voglia, mi sa che mo appena finita diretta mi scarico subito. Da dove inizio? Dal nulla, dall'uno, ovviamente. Sì, le saghe si dovrebbero cominciare sempre. Sempre dall'uscita. Perfetto, va bene. Attesa che recuperiamo di recuperare il monologo che vogliamo. Sì, dalla chat? Leggiamo domande dalla chat, sì. No, diciamo che in chat ce n'hanno fatte qualcuna, però bene o male abbiamo già risposto. Una interessante ce n'era, però col fatto che Nisim non è molto fan della saga perde un po' di significato, perché ci hanno chiesto, dato la tua spiritualità, quanto ti affascina la filosofia nella serie di Assassin's Creed, però si può rispondere poco. Guarda, non posso risponderti che sicuramente per quel poco che ho conosciuto facendolo e quel poco che ho conosciuto giocando qualche Assassin's Creed è forse l'aspetto che mi affascina di più in assoluto, cioè non è un Tomb Raider per intenderci, è qualcosa di molto più profondo. Quello che intendevo dire prima che non è un semplice videogioco, è proprio questo, quello che riesce a trasmettere anche a chi come me non è un fan sfegatato della saga, non ha giocato completamente i titoli ma li ha solo accennati qua e là,
riesce comunque a trasmettere questo aspetto, e quindi vuol dire che è un gran videogioco, ma chiamarlo videogioco mi sembra un po' riduttivo, è un grande evento, è un qualcosa di veramente grande, quindi sicuramente è un aspetto che primario per quanto mi riguarda. Sì, anche perché, tralasciando che si tratta di una saga, però ci siamo trovati a parlare pure del capitolo uscito nel 2007, quindi qualcosa l'avrà lasciata sicuramente. Se siamo qui a parlarne dopo anni, il peso qualcosina. Mediatico è grande, sì, sì. È iniziato nel 2007? Sì. Nel 2007. L'ultimo capitolo doppiato da Paolo De Santis, peraltro. Sì. Ma ecco perché io nel 2005, nel 2006 ho iniziato e sono entrato e sono caduto totalmente nel mondo di World of Warcraft, quindi praticamente da lì per almeno un 4, 5, 6 anni io non ho fatto altro che giocare a World of Warcraft, capito? Quindi ero talmente preso in quel mondo, in quell'universo, che non vedevo null'altro, non vedevo niente, capisci? Probabilmente questa è una cosa che ha influito tantissimo. Mo mi sto arrampicando un po' sui specchi, però insomma credo che sia vera questa cosa, probabilmente. Sì, sì. Mando io le pagine a Riccardo. Come me ne mandi? Dove? Su WhatsApp. Su WhatsApp. WhatsApp. Dove sei? Vado? Tu manda, io apro. Mandi. Vabbè, Ignazio, diamo un po' di... Sì, di brio. No, di brio, come dire, spieghiamo un po' di musica. Il contesto. Allora, a parte che questo pezzo, io sono abbastanza sicuro che almeno una parte all'epoca, ma non te lo ricorderei mai, te l'hanno fatto doppiare, perché io alcune frasi me le ricordo in un trailer in italiano, sì, con la tua voce, ma poi l'avranno tagliato dal gioco, perché sto gioco hanno tagliato un sacco di roba che non doveva essere tagliata, quanto ne penso io. Comunque, diciamo che proprio la fine della storia di Connor, sì, è praticamente lui si rivolge sia a sua madre che a suo padre, che ormai non ci sono più. Uh-huh. È praticamente una sorta di autoaffermazione, perché Connor pure qui è alla fine, è, come ho detto prima, ha perso tutto, anche chi considerava alleati alla fine lo hanno messo da parte, tradito per cose varie, però lui continua verso la fine a questo monito in cui dice che nonostante tutto, nonostante a volte sia stato preso per un ingenuo, cose del genere, lui andrà avanti nella speranza che un giorno gli assassini, la confraternita a cui appartiene, riusciranno a rendere un posto migliore, e il mondo un posto migliore. Quindi, quindi diciamo che il tono è molto fiero. Okay? È finalmente un Connor maturo al 100%, ed è quindi un peccato che nel gioco questa cosa l'abbiano tolta, perché è fondamentale. Certo. È un enorme peccato. Comunque le ho mandato le immagini a Riccardo. Sono due pagine, vero? Sono due pagine, non mi è chiaro da dove dovrebbe... Allora, no, io me lo ricordo, è perché ho sentito il doppiaggio originale. Allora, inizia, una pagina inizia con in una radura, e nell'altra... Sì, però... Però sì, discorso... discorso diretto, quindi madre e padre. Quindi si inizia da madre e padre, mi dispiace, senza magari tutti i dissi a voce alta, cioè proprio come monologo, tutte le parti in mezzo tipiche dei romanzi, magari non... Quindi da padre fino a... era giunta l'ora di avere... No, vabbè, questo è il mio compromesso. Sì. Ok. Questo è il mio compromesso, sì, è perfetto, è esattamente, sì, come l'aveva registrato quello originale. Devo leggerla? Aiuto. Sì, mi rendo conto che è difficile la prima volta riuscire a fare, però abbiamo fiducia, vai. Madre, padre, mi dispiace, dissi a voce alta, vi ho delusi entrambi. Avevo promesso di proteggere la nostra gente, madre. Avevo pensato che se avessi fermato i Templari, se avessi potuto evitare che influenzassero la rivoluzione, allora quelli che appoggiavo avrebbero fatto la cosa giusta. L'hanno fatta, immagino. Hanno fatto ciò che era giusto per loro. Per quello che riguarda voi, padre,
Avevo pensato che sarei riuscito a unirci, che avremmo dimenticato il passato per creare un futuro migliore. Avevo creduto che, con il tempo, sarei riuscito a farvi vedere il mondo come lo vedo io, a comprendere. Ma era solo un sogno, e avrei dovuto capirlo. Quindi siamo destinati a vivere in pace. È così. Siamo nati per discutere, per combattere. Così tante voci e ciascuna pretende qualcos'altro. A volte è stata dura, ma mai come oggi. Vedere tutto ciò per cui mi ero impegnato, distorto, scartato, dimenticato. Voi direste che ho appena descritto la storia, padre. State sorridendo, sperando che io pronunci le parole che non vedevate l'ora di sentire, per confermarvi, per dire che avevate sempre avuto ragione. Non lo farò. Mi rifiuto. Anche ora che sono di fronte alla verità delle vostre insensibili parole. Perché credo che si possano ancora cambiare le cose. Forse non ci riuscirò mai. Gli assassini potrebbero lottare per altri 1000 anni invano, ma non si fermeranno. Cominciai a scavare, giungere a compromessi. È su questo che tutti hanno insistito. E così ho imparato la lezione, ma in modo diverso dalla maggioranza, credo. Mi rendo conto ora che ci vorrà del tempo, che la strada davanti a noi è lunga e avvolta nelle tenebre. È un percorso che non mi porterà sempre dove voglio. E dubito che vivrò per vederne la fine. Ma lo farò comunque. Scavai e scavai finché la buca fu abbastanza profonda, più profonda di quanto sarebbe stato necessario per seppellire un cadavere, tanto profonda che potei scendervi dentro. Perché al mio fianco cammina la speranza, a dispetto di chi insiste a che io torni sui miei passi. Continuo. Questo è il mio compromesso. Perfetta, incredibile, cioè. Vabbè, raga, non era facile leggerla senza... senza saperla, no, no, ma infatti, che la leggo. Errore nostro. No, infatti, scusa, no, ma poi veramente incredibile. Cioè, la prima volta che la leggevi, boh, pazzesco. Complimenti, incredibile. Bello, cavolo. Sì, sì, e l'hanno tagliata dal gioco. Vabbè, ok. Che miseria. Lo so. Buona lavoro. Perfetto. La crescita del personaggio sta in questo monologo e la tagliano. Esatto. Vabbè, però l'abbiamo fatta, dai. Sì, fatta. Benissimo. La inseriremo nel prossimo. Magari. Vabbè, ragazzi, io ci so, se ci sono altre domande dalla chat, prima di salutarci. Complimenti per il monologo. Grazie. grazie. Non ci sono altre domande, quindi vabbè, possiamo salutarci e fare prima la marchetta, però. Allora, intanto vogliamo ricordarvi dell'associazione di cui si occupa Nisim. Quindi, se non è... Ok, perfetto. Se volete, non so, come forse è meglio se la sponsorizzi tu, perché... No, vabbè, non è da sponsorizzare tanto, okay. Nel senso che è semplicemente una roba che è nata per così un'idea, far arrivare tanti bei mestieri, tante belle attività fatte sempre da eccellenze nelle case di tutti in questo momento, quindi online. Produciamo delle masterclass, le mettiamo online e sono disponibili all'acquisto, ma chi vuole e chi le acquista fa della beneficenza, perché una parte del ricavato va al CESBI, che si occupa di aiutare i bambini bisognosi, poveri, malati, maltrattati, eccetera, eccetera. Quindi noi sentiamo forte questa cosa qui e quindi è cercare di fare del bene. E siamo partiti da lì, come possiamo fare qualcosa di buono, cosa possiamo fare, e ci è venuta questa roba qua. Poi vediamo come andrà. E basta, tutto qua.
Vabbè, noi comunque riproporremo anche il link in chat e nella, nel post dove pubblicheremo la live. Nel frattempo iscrivetevi al nostro canale YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok pure. E insomma, ci vediamo la prossima volta, che comunque non si sa quando sarà, però avremo sempre delle belle sorprese. Va bene. Aspettate, però... visto che abbiamo intervistato il doppiatore di Connor, a breve ricomincia su YouTube il replaying di Assassin's Creed 3. Sì, esatto. Che è stato chiesto a gran voce, finalmente sta arrivando. Sì, stavano cominciando a scriverlo anche sul mio Instagram. Alex, quando esce il replay? Ora, tra poco esce, va bene? Siete contenti? Oh. No, lì ci ho messo il cuore. Ufficio con stile, con Riccardo qui presente. Sì, sì. No, no, poi ci ho messo veramente il cuore, perché C3 però fino adesso è ancora il mio capitolo preferito della saga, quindi sono stato... Perfetto. Wow. No, anche il mio, non dico scemenze, anche il mio. Proprio amore, io mi sono preso una marea di libri per studiarmi storia americana e prepararmi al meglio. E anche una marea di insulti, purtroppo, da gente incapente, diciamo. Vabbè, dai, capita. Va bene, grazie ancora Riccardo. E complimenti. Speriamo grazie alla prossima. Dai, volentieri, sono qua. Grazie mille per aver accettato l'intervista, Riccardo. Ciao a tutti, allora. Buona serata, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Salve a te, guardiano. Tu sei uno spirito? Sì, puoi chiamarmi così. Dove sono? Sei rimasto dove eri prima. Se invece mi chiedi che cosa stai vedendo... Sappi che questo è il Nexus. Qui vengono calcolate le probabilità in modo che venga scelta la via giusta. Quale via? La tua. Lo so, sono molto bello, ma la prego, ora cerchiamo di non pensarci. Di progressi da quando ti ho trovata quel giorno vicino al lago. Ma terrai a bada le tue emozioni il tempo necessario per batterti con me. Quale inaspettata sorpresa!